visione del film e buon proseguimento di serata con i programmi di Rai 3. Arrivederci a tutti, buonanotte. La strada che stiamo percorrendo fiancheggia il corso del fiume Sangro in terra d'Abruzzo. Abbiamo lasciato alle nostre spalle il paese di Casoli e siamo diretti verso la costa adriatica, viaggiando sulla riva destra del Sangro. In questo momento ci troviamo in prossimità del punto in cui l'affluente Aventino si immette nel fiume Sangro. Tra l'ottobre del 1943 e il luglio del 1944, questi luoghi, le valli del Sangro e dell'Aventino, con il massiccio della Maiella che li sovrasta, e le città a nord, Lanciano, Orsogna, Ortona, furono teatro di una delle vicende più dimenticate della Seconda Guerra Mondiale. Per mesi e mesi gli opposti eserciti tedeschi e alleati si contesero palmo a palmo il terreno di questi luoghi. Le colline, i boschi, i monti, le valli del Sangro e dell'Aventino facevano parte della linea Gustav Bernhard, ossia del primo sistema difensivo attuato dai tedeschi in Europa per contenere l'avanzata degli eserciti alleati verso il cuore della Germania nazista, il Reich di Hitler. Una guerra nella quale le prime formazioni di combattenti della resistenza in Abruzzo vollero impegnarsi contro l'oppressione nazifascista, combattendo a fianco dei soldati alleati per la liberazione dei propri territori, delle campagne, delle città, dei paesi. Facevolezzo a un ragazzo, lo ricordo bene, le finestre erano aperte perché era una giornata splendida e sentiva appunto questo in dialetto, dicevano l'urre, l'urre, l'urre. Parla Sua Eccellenza il maresciallo Pietro Badaglio. Il governo italiano, riconosciuta la impossibilità di continuare la impari lotta contro la soverchiante potenza avversaria, nell'intento di risparmiare ulteriori e più gravi sciagure alla nazione, ha chiesto un armistizio al generale Eisenhower. Sono le 19.45 quando Leier l'8 settembre 43 trasmette l'annuncio della resa. Poche ore dopo il capo del governo, il maresciallo Pietro Badoglio, insieme allo Stato Maggiore, a Vittorio Emanuele e al figlio Umberto, lascerà Roma. Un evento di cui dopo 70 anni i cittadini di Crecchio discutono ancora. All'incrocio ho visto che venivo 4-5 macchine con quelle valigie sopra, con tre buchi ogni valigia. Si sapeva della caduta del fascismo, si sapeva dell'armistizio, ma che potevano arrivare a Crecchio i reali, questo non si immaginava neanche lontanamente, insomma, ecco. Quelli da Roma sono arrivati la mattina all'improvviso. Noi abbiamo visto che c'erano le macchine attraverso il portone. Però lei lo vide, il re, in una di queste venute? Sì, guarda, questo è verità, pure si può dire, a un metro di distanza, vestito da militare, non in borghese come tanti hanno scritto e hanno detto, anche sui libri di storia, col braccio destro attaccato all'appiglio della macchina, e lì rimase ferma la macchina almeno un minuto, però non ci guardò, aveva un atteggiamento molto chiuso, si vedeva, era preoccupato, è chiaro, no? Il re ha fatto così quando ha incontrato la duchessa, con la bustina, si è cavato il cappello. Un re che era una piccoletta, un cuore brutto, la regina era tanto bella, solo che io ho visto di nera, ma perché stavo in lutto forse, no? Il ricordo di quei momenti passa dal lungo corteo di auto che per ben due volte giunge a Crecchio dopo il sopralluogo fallito a Pescara, dall'immagine della bella regina Elena vestita di nero come a lutto e dal volto assente di Vittorio Emanuele III. Sembra stato questo, gli supplicavo di non andare via. Questo me l'ha raccontato lei a me. Davanti al portone ha messo una tavola, un po' lungo,
e stavano seduti tutti intorno a quella tavola, la duchessa, D'Ambrosio. Che lavoro faceva per la figlia della duchessa, lei? Io col carrozzino la portavo a spasso, andavamo verso la stazione, verso qua, là, quando si stufava mi ritorniamo. Sì, c'era uno di nascosto dentro al cortile, ha sentito quando è arrivato Umberto, il principe, no? Ha sentito al padre, gli ha detto, babbo, è meglio un'esilia con una casa voi abbandonata. Non una sola visita, ma due. Due, sì. E una cena di che tipo? Molto frugale, penso. Il pranzo, del pranzo so, ma della cena non so. Del pranzo so che c'è stata la signora Ernesta Falcone, c'è stata una strage di polli. So cosa hanno mangiato appena arrivati. Pane unto e uva per golone. A Roma i comandi sono senza guida e con la luna piena, mentre i reali guadagnavano il mare dal porto di Ortona, il 14° fanteria arriva da Chieti a guardia del castello. E ci siamo venuti per... Dice, guardi, sono partiti da parecchio, sono partiti molto prima di mezzanotte, sì, sicuramente, molto prima di mezzanotte. Per la popolazione il calvario sarebbe iniziato a dicembre con lo sfollamento, molti riparano a Chieti e tra loro c'è anche la duchessa Antonia De Riseis, moglie del duca di Bovino. La fuga del 43 aveva scritto con 3 anni di anticipo sul referendum il destino della monarchia italiana. Antonietta mi ha detto tu torna a Crecchio, ma io no. Quasi piangeva, ma era una grande donna, bellissima. Una catena di dolore ha stretto l'Abruzzo nel corso della Seconda Guerra Mondiale e è stata spezzata solo dal coraggio e dall'altruismo. Per mesi il sangro divise l'Abruzzo in guerra, da una parte l'esercito alleato, dall'altra i tedeschi, sangue, morte, distruzioni. Dall'ottobre del 43 al giugno dell'anno dopo, sul suolo abruzzese si consumarono scontri cruenti, centinaia e centinaia le vittime. Militari, come soldati sepolti nel cimitero inglese di Torino di Sangro, e civili. In quei giorni aveva preso forma anche il movimento partigiano. Con lo storico Costantino Felice ripercorriamo quel lunghissimo inverno di 70 anni fa. La cosiddetta linea Gustav è fatta di una serie di linee di combattimento in successione, perché la decima armata tedesca, Kesselring, puntarono a fare di ogni fiume, di ogni corso d'acqua, di ogni montagna un caposalto di resistenza contro l'avanzata. Ad un certo momento è Hitler in persona che decide di fermare qui il fronte di guerra, sull'Appennino abruzzese-molisano. E la linea della Wehrmacht, perché a questo punto comanda Kesselring in Italia, è quella della totale autarchia, autosufficienza dell'esercito tedesco. Questo significa che l'esercito tedesco doveva trarre tutte le risorse, le energie dal territorio in cui era installato. Questo significa che la guerra, da guerra tra eserciti, diventa una guerra ai civili. La resistenza ebbe diverse forme in Abruzzo, tanti episodi, tanti protagonisti, uomini e donne che combatterono contro nazisti e fascisti. Subito dopo l'8 settembre, la battaglia di Bosco Martese nel Teramano e la rivolta ottobrina di Lanciano, città medaglia d'oro al valor militare, segnarono l'inizio del movimento partigiano. Nel movimento partigiano ci sono 4 componenti fondamentali. C'è una componente militare, cioè di ex militari, di settori dell'esercito, delle forze armate italiane, che anziché consegnarsi ai tedeschi decidono di combattere contro i tedeschi. Bosco Martese ne è un esempio. Bosco Martese, ma anche Lanciano, insomma, gli altri episodi che abbiamo. Poi c'è la componente degli ex prigionieri alleati che fuggono dai campi di concentramento. Poi ci sono le avanguardie politiche, diciamo, settori del Partito Comunista, gli azionisti, i socialisti, che pure organizzano queste forze. E poi ci sono i giovani che fuggono da
gli obblighi imposti dalla Wehrmacht e dalla Repubblica Sociale Italiana. All'ombra della Maiella, la cosiddetta terra di nessuno, né dei tedeschi né degli alleati, è qui che si formano tanti piccoli gruppi partigiani. Ora, la Brigata Maiella riesce dai mesi di gennaio, febbraio, marzo ad aggregare questi vari gruppi che sorgono, che germinano, diciamo così, pullulano nel territorio, riesce ad aggregarli e a formare un'unica banda, un'unica formazione. Tant'è vero che la Brigata Maiella viene chiamata la banda delle bande. La Brigata Maiella decide di continuare a combattere al seguito dell'ottava armata per la liberazione dell'Italia intera. La resistenza coinvolse in Abruzzo tanti che rischiarono la propria vita per aiutare internati, soldati prigionieri dei tedeschi, militari italiani che dopo l'8 settembre decisero di schierarsi con l'esercito alleato e per questo furono costretti a passare il fronte abruzzese, ad attraversare la Maiella, come ci raccontò in questa intervista il presidente Ciampi. Il passato del Guardia di Coscia fu una marcia veramente pesante, perché eravamo su 1800 metri, l'obiettivo era di fare in quota il giro della Maiella fino a imboccare la vallata che portava Fara San Martino. La tormenta ci impedì di arrivare fino a quella vallata, scendemmo a Valle Prima e andammo a finire a Taranta Paligna, che era zona di nessuno, e incontrammo per nostra fortuna questo paesino distrutto una pattuglia di Gurkha e poi sopraggiunsero un gruppetto di partigiani della Maiella. Novembre 1943. Il cinegiornale di guerra inglese informa i cittadini del Regno Unito e i popoli del Commonwealth britannico sull'andamento della guerra in Italia dopo la capitolazione dei comandi italiani ai comandi alleati, avvenuta due mesi prima, il giorno 8 settembre. Ora gli alleati combattono contro le sole divisioni della Wehrmacht. La ritirata tedesca è totale, dice lo speaker, e cita le parole del generale Clark, il popolare comandante della quinta armata americana. Siamo qui per non andarcene. La quinta armata avanzerà fianco a fianco con l'ottava armata britannica. Il 27 settembre l'ottava armata ha conquistato l'aeroporto di Foggia. Le sue piste di decollo, intatte, sono preziose per importanti operazioni, quali la protezione dei convogli alleati nel Mediterraneo, il martellamento aereo dei rifornimenti tedeschi nell'Italia del Nord, in Germania, nei Balcani, l'appoggio alle truppe sovietiche in avanzata da est, con la distruzione degli impianti industriali di Budapest, Belgrado, Bucarest, Plesti, Sofia. La quinta armata è entrata a Napoli, uno dei porti più grandi del mondo, precisa lo speaker, il giorno 5 ottobre, appena tre settimane dopo lo sbarco a Salerno. Le attrezzature del porto sono state subito messe in grado di far sbarcare rifornimenti. La popolazione civile ha potuto fare ritorno a casa. Gli eserciti alleati hanno continuato l'avanzata raggiungendo nel settore ovest del fronte il fiume Volturno a nord di Napoli. A questo punto la guerra è diventata un succedersi di battaglie tra fiumi e montagne. Il cattivo tempo ha rallentato notevolmente la marcia verso il nord. Fango e pioggia e ancora fango e ancora pioggia. I fiumi in piena bloccano i soldati e i mezzi meccanici. Le marce spesso non conoscono soste, ore e ore di cammino su monti impervi, senza un attimo di riposo. I sentieri di montagna non permettono l'uso di veicoli. I rifornimenti debbono essere trasportati a dorso di mulo. Nel settore orientale del fronte, i soldati dell'ottava armata britannica, alla fine di ottobre, si sono attestati sulle rive del fiume Trigno, a poca distanza dalle fortificazioni tedesche della Valle del Sangro. I tedeschi contrattaccano con accanimento.
È soltanto ai primi di novembre che, dopo una dura battaglia per superare il fiume Trigno e le colline sovrastanti, i soldati dell'Ottava Armata, sotto una pioggia veramente torrenziale, costringono i tedeschi a ritirarsi, a ripiegare verso il nord, verso il fiume Sandro. Per accelerare l'avanzata dalle posizioni sul Trigno verso la valle del Sangro, le truppe britanniche della 78esima divisione, duramente provate da oltre 4 mesi di continui combattimenti dopo gli sbarchi in Sicilia del 5 luglio, vengono sostituite con contingenti freschi. Sono i reggimenti dell'ottava divisione indiana, al loro primo impegno sul fronte italiano nella Seconda Guerra Mondiale. Queste sequenze inedite sono state filmate nei pressi della città di Atessa. Alle rigide formalità militari delle armate imperiali inglesi si sovrappone l'anima della tradizione popolare indiana, che si richiama alle antiche cerimonie propiziatorie di guerra. Trigno, gli indiani con circospezione avanzano tra i casolari abbandonati dai tedeschi in direzione di Atessa. I tedeschi hanno abbandonato anche Atessa, che in poche ore si riempie di automezzi alleati. Altri contingenti cercano di raggiungere rapidamente il Sangro lungo le vie costiere per conquistare l'importante posizione strategica di Vasto, sede del comando operativo tedesco. Stiamo percorrendo la strada statale adriatica che, costeggiando il mare, conduce da Bari verso il nord, verso la Romagna e l'Emilia. Rispetto al 1943, il tracciato dell'Adriatica è cambiato in alcuni punti. La guerra in Abruzzo ha avuto come direttrice principale proprio questa grande strada di comunicazione dal sud dell'Italia verso il nord. L'attacco decisivo degli alleati verso il fiume Sangro è avvenuto nella notte tra il 2 e il 3 novembre. Il 5 novembre la città di Vasto è stata raggiunta e superata. Nel centro dell'antica Vasto si insedia il quartier generale dell'Ottava Armata, ma alle fortezze longobarde e angioine e agli eleganti palazzi veneziani e spagnoli, il comandante in capo dell'Ottava Armata, il leggendario vincitore di El Alamein, il generale Montgomery, più noto tra i suoi soldati con il diminutivo Monty, preferisce un tranquillo uliveto di campagna. Qui Montgomery sistema il Caravan Commando, un'attrezzatissima roulotte con abitazione e uffici, catturata come preda di guerra al generale italiano Annibale Bergonzoni in Africa settentrionale, nel dicembre 1940. Per brevi, indispensabili soggiorni cittadini, Montgomery sceglie una villetta nel parco comunale, con vista sul mare. La residenza di Montgomery suscita ancora oggi l'interesse degli storici e la curiosità dei cittadini. Io mi ricordo questa palazzina dove veniva il generale Bergonzoni. I più anziani non si sono mai fatti una ragione ancora del perché gli eserciti alleati abbiano impiegato settimane e settimane per coprire le poche decine di chilometri che separano Vasto da Termoli. Noi qui aspettavamo molto gli alleati con tutta l'ansietà, perché stavamo male, che eravamo perseguitati dai tedeschi, dai collaboratori, pure quelli paesani. Sai, ci portavano a lavorare, ci prendevano, se ci rifiutavamo ci ammazzavano. Ora, nella psicologia popolare, gli alleati erano dei liberatori, perché la situazione cittadina era molto grave e anche c'è stata anche un'azione di repressione da parte di una minoranza, dicendo che gli inglesi erano degli oppressori, ma la popolazione non ha creduto a questa propaganda. Loro aspettavano a mani giunte l'arrivo dei liberatori.
Sulla lentezza dell'arrivo degli alleati in questa zona ci sarebbero diversi livelli di motivazione. Era un'armata destinata a combattere in Africa e combatté con successo, ma non era adatta ad avanzate rapide in Italia. Non era preparata al tipo di paese, al suo clima e a far fronte ad una resistenza quale quella opposta dai tedeschi. I soldati erano stanchi, provenivano da una lunga guerra. La maggior parte delle truppe aveva combattuto da almeno 4 anni, senza essere mai ritornata a casa, perché il regolamento inglese non prevedeva licenze. E sicché i soldati si rifiutavano di avanzare rapidamente. Le condizioni del tempo, la resistenza dei tedeschi, erano fattori che inevitabilmente rallentavano l'avanzata. E i tedeschi non erano stanchi. Al momento dell'uscita dalla guerra dell'Italia, si trovavano in Italia 17 divisioni della Wehrmacht e della Waffen-SS. Ma è bene chiarire alcuni punti fondamentali. Dal maggio 43, Hitler, per ragioni economiche, politiche, militari e di propaganda psicologica, aveva deciso di difendere l'Italia a tutti i costi. La Wehrmacht ha potuto realizzare in Italia, in termini reali, un bottino di guerra tale che, visto nella cornice dell'intero conflitto mondiale, è inferiore soltanto al bottino realizzato dalla Wehrmacht stessa in Unione Sovietica. La parte più importante di tale bottino erano gli uomini. Non sono stati deportati soltanto dei civili per i lavori forzati nel Terzo Reich, ma anche tra 1.700.000 soldati disarmati sono stati deportati nei campi di concentramento della Wehrmacht almeno 650.000 militari italiani. Agli occhi dei comandi tedeschi si presentava invece molto meno chiaro il problema di come e dove organizzare una difesa sul suolo italiano contro le armate alleate di invasione. Una prima decisione per l'opzione sud, ossia la difesa, se realizzabile, nel sud, era stata presa da Hitler ai primi di ottobre e il 6 novembre impartì l'ordine per una difesa tra Gaeta e Ortona all'incirca. Si trattava del sistema difensivo che venne poi attuato con le linee Bernhard e Gustav. Ma il fattore determinante che portò a questa decisione di difendersi, cioè nel sud, anziché nel nord dell'Italia, il fattore determinante, ripeto, fu l'andamento delle operazioni alleate, giudicate dai tedeschi lente, incerte e indecise. Qui in Abruzzo, dopo l'8 settembre, due sono gli elementi che caratterizzano la situazione. Uno era costituito dal fatto che sul territorio era dispersa una massa ingente di soldati, di ufficiali dell'esercito italiano che si era sciolto. Solo nella provincia di Chieti ce n'erano oltre 6.000. L'altro elemento caratterizzante la situazione in Abruzzo è il fatto che sul territorio si riversa anche una massa molto forte di ex prigionieri, di prigionieri alleati che erano detenuti nei campi di prigionia che si trovavano in Abruzzo. Bisogna tener conto che pochi giorni dopo l'8 settembre già vengono affissi i primi manifesti che vietano ogni forma di sostegno, di aiuto a questi ex prigionieri alleati che sono sul territorio. Vi era un'altra armata britannica in Italia che nessuno sembra ricordare. Era l'armata dei prigionieri di guerra evasi che erano usciti dai campi di prigionia italiani. All'incirca 50.000 sul totale dei prigionieri alleati si dispersero nelle campagne l'8 settembre 1943 o immediatamente dopo. Vagavano per colline, per valli, per monti, un po' dappertutto, da Torino e da Milano, dal Friuli e giù fino in Abruzzo. I campi di prigionia in tutta Italia si vuotano in pochi giorni. Uno dei più grandi, situato in Abruzzo, era quello nei pressi di Sulmona, il campo numero 78 in località Fonte d'Amore. Qui nel campo di concentramento di Fonte d'Amore, quando apprendemmo la notizia della presenza di una pattuglia tedesca
lungo la nazionale sul Monapopoli, fece avvisare il maggiore Cockram, l'ufficiale più elevato in grado, perché fuggissero lungo i mondi circostanti e raggiungessero la Maiella, dove con i miei fratelli Enzo e Guglielmo stavamo organizzando l'opera di assistenza per i prigionieri alleati che si aggiravano per la zona. L'organizzazione aveva il nome Banda Partigiana Fratelli Sciuba. La Banda Sciuba organizza prevalentemente il salvataggio dei prigionieri che cercano di raggiungere le truppe alleate attraverso i valichi del Monte Coccia e i boschi della Maiella. Un'impresa però spesso senza speranze. La paura naturalmente era comprensibile. I colpi secchi di molti fucili, il crepitio dei mitra, l'incessante balbettio delle mitragliatrici. Poi incontrammo una piccola mandria di pecore con il suo pastore. La mandria, terrorizzata dagli spari, si era data la fuga. Il ragazzo pastore piangeva. Chi riesce a salvarsi e a raggiungere le immediate prossimità del fronte deve affidarsi alle guide locali. Molti prigionieri venivano a Taranda a cercarmi perché ero pratico, li potevo accompagnare su passaggi scomodi, eccetera, e li portavo alla zona liberata dagli inglesi. Nelle zone costiere di Francavilla e Ortona a Mare, la banda dei partigiani di Francavilla riesce a far fuggire i prigionieri alleati su imbarcazioni di fortuna, verso i porti del sud già liberati. Eravamo presso i prigionieri di guerra in Sardegna e poi eravamo portati a Roma e di là siamo passati a Ruzzi by train in the corridor. Viaggiando in treno da Finestrino vedevo le colline, le montagne, le vallate così verdi e così ben coltivate. E fu allora, in quel preciso momento, che mi innamorai dell'Italia. Poi risalimmo la costa fino a Porto San Giorgio e ci portarono in un campo di prigionia, il campo di Savigliano. Eravamo migliaia di prigionieri di nazionalità diverse. 10 giorni dopo ci fu l'armistizio. Subito si pose il problema: restare o fuggire. Si decise per la fuga. Anche le guardie si unirono a noi. Ci nascondemmo su per le colline. Da quel momento la nostra sopravvivenza dipese dai contadini. Ci aiutarono, ci ospitarono, ci diedero da mangiare, nascondendoci. Oreste, una sera tarda, ha portato 2 prigionieri inglesi a casa sua. Abbiamo andato tutte lì a vedere chi era, insomma era una cosa novella per noi. Poi il giorno dopo l'abbiamo conosciuto, l'abbiamo nascosto, abbiamo dato da mangiare, fino là sopra un paiale, giusto. Dopo hanno venuto tutti i tedeschi, disse a me Rolanda, Natalina, adesso non stiamo più bene, sono venuti troppi tedeschi, se ci prendono a noi non ci fanno niente, mi disse, questa è la sincera verità, ma se ti trovano a te ti ammazzano, disse. Perché Natalina tu morire per me? No, Natalina, disse, quando tornare tuo marito non trovare per me? No, Natalina, no. Allora, dopo tanto tempo nascosto, sono andato in montagna. Il racconto di Natalina del Signore sembra una favola, una bella favola moderna. Non è niente che se ne scorda, perché ce ne sono stati dei prigionieri qua, io quando. Come reagiste voi prigionieri, signor Cooper? Che ricordi ha di quei momenti? Beh, noi eravamo
Allibiti, sorpresi dall'accoglienza avuta da gente che non avevamo mai incontrato prima e ci davano il benvenuto. Sì, proprio il benvenuto, senza pensare al forte rischio che correvano. Questo pensiero non ci ha abbandonato per anni. Gli italiani erano vostri nemici allora? Certo, noi credevamo che loro ci considerassero nemici. E Natalina, quasi per giustificarsi di questo suo comportamento amichevole verso dei nemici, ci diceva che suo marito era prigioniero in Inghilterra e diceva, certamente lo aiutano. L'ultimo giorno Natalina ci disse che potevamo uscire dalla grotta e andare a casa sua e ci promise di prepararci qualcosa di speciale da mangiare e ci assicurò che sua cugina avrebbe fatto da palo all'angolo della strada per dare l'allarme se si fossero visti dei tedeschi. L'intera notte? No, siamo andati via a mezzanotte circa. Il sogno del sergente Roland Cooper è quello di arrivare sano e salvo oltre la linea del fronte, come questi due giovani ufficiali trasformati in contadini abruzzesi, e bere con i compagni d'armi la fatidica tazza di tè. Ma quanti, fra le decine di migliaia di soldati e ufficiali alleati, ex prigionieri, potranno vedere realizzato questo sogno? Nessuno può dirlo ancora nell'Abruzzo di quei giorni, in quel settembre 43, quando le uniche certezze provengono dagli ordini drastici e dai durissimi proclami che le forze armate tedesche di occupazione fanno affiggere ai muri delle città e dei paesi. Pressoché tutto è vietato e pressoché ogni infrazione al dettato tedesco porta alla pena di morte. In particolare, proprio i primi a capitare nel mirino della Wehrmacht e delle SS sono tutti coloro, uomini e donne di ogni ceto e di ogni età, che offrono asilo e cibo ai prigionieri alleati in fuga. E dopo i proclami arrivano anche i soldati, prima in piccoli gruppi e poi sempre più numerosi, compatti, decisi ad agire a qualunque costo. Ricordo molto bene quando arrivarono i primi tedeschi. Avevo 21 anni, era un pomeriggio. Noi eravamo davanti casa e sentimmo un rombo, poi degli urli. Accorremmo qui al muretto per vedere e due tedeschi su un sidecar stavano lì, erano appena arrivati e urlavano. Noi naturalmente non capivamo niente, però ce ne andammo tramortite. I tedeschi vennero sempre più numerosi a Guardia Grelle e allora cominciarono a cercare gli uomini per usarli nei lavori delle trincee. Noi avevamo una grande paura perché urlavano, ci spaventavano. Noi lasciammo il paese per andare a rifugiarci nelle vicine contrade, nelle frazioni più riparate verso la montagna, Caporosso, Ciorilli, Bocca di Valle. I primi tempi restammo nelle stalle, nelle case così, e poi in seguito fummo costretti ad andare a rifugiarci alle grotte. Abbiamo qui la grotta grande della zona della Valle del Dentalo, dove si rifugiavano tutti i cittadini della zona nord del paese. E abbiamo anche una scritta 30 settembre 1943. Alla data di quel 30 settembre 43, l'Abruzzo è interamente occupato dalla Wehrmacht e da contingenti di SS. I comandi tedeschi governano e terrorizzano, con la collaborazione determinante della burocrazia fascista risorta dopo la costituzione nel nord della Repubblica di Benito Mussolini. Il dittatore è stato liberato dalla prigionia sul Gran Sasso d'Italia il 12 settembre per l'azione di un comando di paracadutisti tedeschi. Le truppe tedesche, istigate dai fascisti, attaccano anche in Abruzzo, oltre che nel nord dell'Italia.
Una formazione di centinaia di partigiani rifugiati sui monti nei pressi di Teramo il 25 settembre impegna un battaglione tedesco. Della formazione partigiana fanno parte oltre 300 militari armati di cannoni e mitragliatrici, ex prigionieri alleati e slavi e numerosi civili, in gran parte studenti giovanissimi. Qui a Teramo noi ci riconoscevamo per esempio nel Movimento di Giustizia e Libertà attraverso il giornale Italia Libera, altri nel Partito Comunista Italiano attraverso il giornale L'Unità, e si era cioè cominciato da tempo. E allora quando dopo l'8 settembre, in questa assenza di voto, si seppe che verso il 15 di settembre si seppe che due presidi militari di Teramo, artiglieria e autieri, avevano trasportato vettovaglie ed armi al Ceppo. Il Ceppo è una località situata sui monti della Laga, al termine di una strada che da Teramo, dopo circa 40 chilometri, porta proprio al Ceppo, che è nel pieno del Bosco della Martesa, una zona quindi che benissimo si prestava ad una guerriglia. Il 22 settembre venne emesso il bando del lavoro obbligatorio dei tedeschi, della TOD, e allora una quantità enorme, circa un migliaio di giovani, anche giovanissimi, affluì al Bosco Martese. Poi c'era un gruppo consistente, ricordo Armando Mazzalorso, ricordo l'elettricista Piantini, ricordo i fratelli Rodomonte, di comunisti che si ricamavano alla vecchia idealità appunto comunista del 21. Il 25 di settembre a mezzogiorno ci fu lo stato di allarme e all'una e mezza si videro sbucare le prime automobili o carri armati tedeschi, se non che cominciò una mitragliatrice a sparare. Allora dai camion i tedeschi saltarono e si sparsero sotto e sopra la strada e cominciò una scaramuccia, una battaglia, uno scontro che si concluse dopo circa un'ora con la ritirata dei tedeschi. La sera stessa ci fu una riunione del comando, perché ovviamente si prevedeva la reazione tedesca, la quale reazione ci fu, e ci fu il giorno dopo, mediante un bombardamento serrato del bosco con l'uso di lanciafiamme, e il bosco andò in fiamme, appunto. E noi assistemmo a questo spettacolo, perché ci eravamo ritirati su altre posizioni, a una certa distanza dal bosco. Dai documenti oggi consultabili di fonte tedesca risulta che alla fine di settembre il movimento di resistenza in Abruzzo diviene attivo. I fatti di Teramo vengono definiti addirittura come un avvenimento spettacolare. Ed è proprio per tale attività intensa che il generale Student dell'undicesimo corpo aeronautico, allora responsabile delle retrovie del fronte, è costretto ad impiegare almeno 1000 soldati, truppe speciali, paracadutisti ed anche artiglieria per combattere la resistenza. Nessuna onorificenza è stata attribuita ai martiri partigiani di Bosco Martese e alla città di Teramo dallo Stato italiano. Guerra dimenticata anche per i 9 martiri dell'Aquila, uccisi in località Casermette il 23 settembre. Pochi giorni dopo, ai primi di ottobre, la rivolta scoppia a Lanciano, in provincia di Chieti, dove ha sede un comando territoriale tedesco. In questo villino, denominato Villino Paolucci, in contrada Marcianese, nel 1943 aveva sede il comando tedesco. Lanciano è una città di antiche origini. La sua vita economica fu molto attiva fin dal secondo secolo a.C. Le sue fiere richiamavano mercanti da tutta Europa. I partigiani si sono insinuati in quei vichi, qualche altro è scappato all'aperto, ma andando proprio in bocca al nemico. Mi ami, ma fa la guerra dei tedeschi, diceva Quonzo. E c'era Marsiglio, un ragazzo educato cristianamente, che la mattina aveva ricevuto la comunione e aveva detto alla mamma, oggi succede qualcosa di grosso, c'è bisogno del sangue. Non so se darò anche il mio. Americo Di Menno mi aveva detto di vederci qua vicino alla chiesa di Santa Chiara, perché i tedeschi, che avevano occupato le posizioni più strategiche della zona, avevano piazzato qua un mitragliatore
che dominava le quattro strade, via dell'Asilo, via Fenaroli e Corso Roma. I giovani abili erano alle armi, qui erano rimasti i ragazzi, i giovinetti e i vecchi. Sono stati questi che hanno fatto il 6 ottobre. Allora, poi sono iniziate le spare subito dopo e ci siamo sentiti addosso una scarica di mitra dei tedeschi che hanno ferito me e un mio amico Pierino Mammarella. Nelle prime ore del pomeriggio molta gente era stata costretta a sfollare e, scortati dai tedeschi, si portavano verso su, verso il Viale dei Cappuccini. Lì, proprio vicino a quell'alberino adesso, c'era un grande albero e c'era legato al filo doppio il povero Trentino La Barba, il quale era stato torturato la notte, non ha mai parlato, non ha mai scoperto nessuno dell'organizzazione. La rappresaglia è stata dura, pesantissima, hanno fucilato parecchie persone. Mi ricordo un ragazzo che l'impronta del sangue è rimasto attaccato al muro per tanti anni. Si vedeva proprio come... Poi hanno fucilato diversi civili lungo proprio a quel muro lì, vicino alla caserma della milizia, e i giovani, purtroppo quelli di 14, 15 anni, eccetera, Marsilio, Nicolino Trozzi, li abbiamo trovati ancora con la pistola in pugno, qualche fuciletto che avevano potuto reperire, ma li abbiamo ancora trovati lì perché li avevano fucilati. Con la medaglia d'oro è stato reso onore alla memoria di Trentino La Barba. Uguale riconoscimento al valor militare ha ricevuto la città di Lanciano. In altri paesi, in altre località, numerosi giovani si raccolgono e si organizzano intorno a insegnanti, professionisti, intellettuali di profonde convinzioni antifasciste. Mio padre Ettore Troilo era un socialista di vecchia data, perseguitato politico del fascismo, sorvegliato speciale, aveva svolto l'attività antifascista durante tutto il ventennio ed era deciso a combattere i tedeschi. Qui purtroppo il tentativo di organizzare delle formazioni, sia pure molto spontanee, molto approssimative, nei mesi di settembre, ottobre, novembre, fallì perché armi in questa zona non si trovavano. L'unica speranza, l'ultima speranza, era proprio quella di un arrivo celere degli alleati che erano sul Trigno e poi sul Sangro e si sperava che arrivassero il più presto possibile. Italia, bombardieri sul Sangro. È il titolo del cinegiornale inglese che preannuncia un'imminente offensiva alleata verso Roma. I tedeschi, dice lo speaker, hanno concentrato in questo settore una forza di oltre 500 bocche da fuoco per contenere l'urto degli alleati. I cannoni tedeschi sono sistemati in posizioni tali da non poter essere colpiti dall'artiglieria alleata. Il compito è affidato ai bombardieri americani delle forze aeree tattiche. Queste immagini, conclude lo speaker, danno un'idea chiara delle difficoltà del terreno sul quale si svolge la battaglia che deve aprire all'ottava armata la strada verso Roma. La linea di demarcazione del fronte coincide con il corso stesso del fiume Sangro. I soldati degli opposti eserciti, britannico e tedesco, si scrutano da vicino, standosene però ben nascosti sulle due rive. Rispetto ad allora non è cambiato, per certi versi non è cambiato di molto. Le lunghe distanze da una costa all'altra del fiume, dobbiamo tener conto che allora il tempo era molto cattivo, pioveva di continuo, quindi c'era fango dappertutto, le strade non erano come quelle che vediamo adesso.
novembre non c'è una traccia. Agli inizi del novembre 43, Kesselring è ancora ottimista ed esige dalle sue truppe di contrattaccare con tale impeto gli inglesi in caso di un loro attacco da costringere Montgomery a leccarsi quasi le sue ferite per settimane. Quanti erano i tedeschi? C'erano dunque, la prima divisione Parà aveva 10.000 uomini, quindi in prima linea c'erano 4.200 paracadutisti, poi 5.500 erano quelli della divisione di fanteria, in totale 9.700 uomini. E se si tiene conto della lunghezza del fronte da Alfedena fino a San Giovanni in Venere, gli uomini erano troppo pochi per presidiare l'intera linea. Vista da qui, la Valle del Sangro ricorda la Somme e la sua terribile battaglia nella Prima Guerra Mondiale. E uno degli interrogativi che assillava gli ufficiali alleati nel preparare l'offensiva era: dove sono i tedeschi? Oggi si sa che erano pochi, ma allora gli inglesi non lo sapevano. E inoltre le truppe alleate schierate su questa riva del Sangro avevano esaurito i rifornimenti. E la situazione nelle retrovie si era aggravata a causa delle continue piogge che bloccavano le strade. Montgomery era particolarmente meticoloso nel progettare l'offensiva e non si sarebbe mai mosso senza la sicurezza di una forte superiorità. Man mano che passavano i giorni e l'occupazione tedesca oltre la linea di questo fronte e creava un clima di terrore, di paura, e venivano compiute di continuo razzie di bestiame e di viveri e anche rastrellamenti di uomini. Asene, mule, cavalle, bestie, maiale. I tedeschi lo trovavano e se lo prendevano. Hanno venuto a casa mia, a me mi hanno messo fuori, a me con tutta la famiglia, e hanno controllato le bestie che avevo, perfino i conigli e le galline. L'incubo e quella paura, perché la sofferenza maggiore nostra è stata proprio la paura di essere portati su nei campi di concentramento tedeschi. Improvvisamente, alla fine di ottobre, la prefettura ha fatto mettere dei manifesti nel paese che bisognava evacuare, lasciare. Noi abbiamo murato tutto e siamo andati in un paese vicino con un carro tirato dai buoi. Questo raro esemplare originale del bando di evacuazione è conservato negli archivi di Lanciano. Rapino, Poggio Fiorito. Con parole rassicuranti, le autorità italiane chiedono ai cittadini di allontanarsi momentaneamente dalle loro terre e dalle case. Porta la data 25 ottobre 43, da Chieti. Altri ne seguiranno con altre date e da altre città e paesi. Lo sgombero, richiesto perentoriamente dai comandi tedeschi, è finalizzato all'esecuzione di un piano preciso e segretissimo su di una fascia molto estesa di territorio abruzzese, comprendente decine di paesi nell'immediato e tanti altri ancora in prospettiva, con le relative popolazioni. Per la Wehrmacht la denominazione in codice del piano è Todesstreife, striscia della morte. Nel nostro viaggio tra i partigiani d'Abruzzo, dal Sangro alla Libertà, abbiamo voluto ripercorrere di paese in paese alcune tragiche tappe del piano attuato dalle squadre speciali dell'esercito tedesco all'interno della striscia della morte. Abbiamo frugato negli archivi locali, parlato con chi ancora ricorda, con chi è sopravvissuto. Abbiamo letto diari e memoriali, pagine e pagine di testimonianze fino ad ora mai sfogliate o del tutto dimenticate. Come le pagine di questo quaderno scritte da un maestro di scuola elementare recentemente scomparso. ...21 novembre 1943... nel paesino di Limmari, in provincia dell'Aquila, i nazisti uccidono 128 persone. Fra di loro ci sono 60 donne e 34 bambini al di sotto di 10 anni. La cittadina si trova sulla linea difensiva Gustav,
quella linea che il Führer in persona, dopo lo sbarco alleato in Italia, ha ordinato di difendere a tutti i costi. Ai soldati tedeschi è bastato il sospetto che la popolazione civile appoggiasse i partigiani per compiere il massacro. La strage passa alla storia come l'eccidio di Pietransieri. Poi, dopo che è finita la guerra, mio padre l'erano preso i tedeschi prigionieri. L'erano preso prima che noi siamo andati giù dalle masserie. Mio padre piangeva perché si era saputo che qui a Pietransieri erano ammazzate tutta la gente. E mio padre piangeva e dice: ho perso tutta la famiglia, mia moglie e i miei figli. E è andata la voce che dice che era viva. Dice: mio padre si chiamava Carmine. Dice: Carmine, dice, non piangere che tua madre e una delle tue figlie è viva. E si è venuta a riprendere a San Demetri. E siamo ritornati qui a Pietransieri. Signorina mia, hanno passato 60 anni più, ecco. Mi sono passato tanto, mi ricordo tanto, tutta quella gente che si è vista morire. A me mi hanno ammazzato la suocera, la suocera, una cognata, una nipote e tanti altri parenti pure. Tra il 16 e il 20 novembre del 1943 i militari tedeschi uccisero 18 civili e la giornata del 21 fu quella più tragica. Quella mattina trucidarono 110 vittime innocenti. Erano soprattutto donne e anziani e fra di loro più di 30 bambini. Tutto si compì nel giro di poche ore. Tenevamo una chiesa bellissima, che adesso mi sembra una bella. C'era un soffitto tutto di legno, pittato tutti angeli in oro zecchino. Bella, bella. Mamma diceva sempre: che ci vuoi venire? La guerra qua non ci viene mai, in mezzo a queste montagne, chi ci viene qua alla guerra? Com'erano i tedeschi? Ma i tedeschi, insomma, ci stava qualche uno buono e quelli che meno buoni. Lei non aveva paura? Che aveva paura, sì, una paura tremenda. Cominciarono a ammazzare i maiali, le pecore, gli agnelli. Mangiavano loro e ci facevano mangiare a noi. Era tutta roba nostra. Ma dove si sono fermati? Nelle case vostre, in paese? No, no. Loro avevano fatto tutte le tende per i prati, per le cose. Non dentro le case nostre. No, noi stavamo... Comunque, tenevamo sempre lo spavento di questo movimento. Poi loro, dice, la sera che dovevamo chiudere buone le luci, che sennò venivano gli aerei a bombardare qua e là, allora tutti messi dentro al buio e tutto quanto. Se non che poi questi primi militari se ne sono andati. E noi eravamo contenti, dice, forse è finita. Invece dopo sono arrivati quelli che hanno messo le mine. Appena che erano venuti erano tanto bravi e tanto buoni. Hanno messo una cucina, cucinavano, la gente a mangiare. Mia suocera ci aveva pigliato tanta amicizia, aveva grattato le patate e la frigge, per le patate ci venne pazzo, ma quanto gli piacevano le patate.
Pensavate che durasse poco? Speravamo che passava quella cosa, speravamo che fosse finita, che invece ci stava e più era brutto. Mi erano a bruciare. Mi ricordo proprio quando erano a bruciare i pagliari. Non trovavamo due pagliari tutti pieni di fieri, perché stavamo armati di fieri. Stavano molti di gente. Da retta alle finestre, dalle finestre del pagliare, mettevano fuoco e bruciavano il pagliare. Sono arrivati i tedeschi e ci hanno cacciati di casa, che dovevamo andare a Sulmona. Se non che noi eravamo quattro sorelle e un fratello, però avevamo degli amici anziani. Invece di andare là, dice, non credo che non basta subito, ce ne siamo andati alla masseria del Barone. Abbiamo preso un po' di farina, qualcosa giusto per portare. Sono venuti i tedeschi a casa nostra, dei miei genitori, dicendo dovete sfollare, lasciare il paese. E dove andiamo? Dove volete lasciare il paese? Ci hanno preso un camion scoperto, pioveva, ci hanno portato a Roccaraso. Dopo pochi giorni passò un tedesco, dice sfollare, sennò caput, caput. Gli uomini se li sono portati, i nostri genitori, uomini che potevano lavorare, ce li sono portati a fare le trincee. A noi ci hanno portato a Roccaraso, a piedi. Siamo arrivati a Roccaraso, abbiamo pernottato là, bambini e donne. La mattina viene un camion, andare sul Mona. A bruciare le case. E allora mamma mia dice a te, figlio mio, dice guarda, perché no, non ce ne andiamo, che qua quando prima o poi vengono pure qua, insomma, carica un po' di farina. Andate via. Così invite i tedeschi, qua erano pieni tedeschi. Io sono attaccata pure le patate con i tedeschi. Si chiamavano a noi, gli chiamavano a casa a pigliare le patate, i cartofi, cartofi. Le ragazze dovevano andare a sbucciare le patate. Però è stato educato, per questo da poi non ci hanno toccato, la gioventù non l'hanno toccato. Poi siamo andati giù alle masserie, luogo dove venne fatta la strage. Hanno venuto a bruciare le masserie, noi stavamo sotto l'acqua e sotto il vento. Caman, hanno cominciato a dire che dovevamo lasciare le case. Hanno cominciato a mettere le mine, a mettere fuoco per le case. Quello che ci stava dentro bruciavano tutto. Pietranzieri si trova proprio sulla linea del fronte, in quella che i militari chiamano fascia di sicurezza, larga circa 15 chilometri. Le forze alleate in pochi mesi sono già arrivate in Molise e a giorni potrebbero passare il Sangro. Con questa speranza la maggior parte della popolazione di Pietranzieri, che non vuole abbandonare completamente le proprie cose, lascia il paese e si rifugia nei casolari di campagna dei Limmari. Lì tra i boschi riesce a nascondere gran parte del bestiame per sottrarlo alle razzie tedesche. Coltiva l'illusione che presto tutto possa finire. Nei primi tempi, quel poco di farina che abbiamo portata, se ci stava un'anziana che facevamo la pizza sotto il braciere, diciamo, prima si usava a fare queste cose là sotto. Poi eravamo una quindicina di persone, che la pizza che ci faceva? Qualcosa che tra i fagioli, cucciavamo i fagioli, i ceci. Postevano tanta pecora, sperza, pur quello che stava una donna della Roccaraso, sapeva pure. Barbara Oddis, un'anziana paralitica di 77 anni, l'unica rimasta in paese, muore fra le macerie della sua casa. In quegli stessi giorni, fra il 16 e il 20 novembre, i soldati del Terzo Reich uccidono ferocemente 18 persone nella zona dei Limmari. Mercoledì 16 novembre, i tedeschi uccidono 8 persone. Maria Cordisco sta cuocendo il pane nel casolare Macerelli quando i soldati la fanno saltare in aria con tutta la casa. Intanto vengono uccisi 7 uomini mentre conducono gli animali al pascolo. Il 17 novembre, sempre nella zona dei Limmari, vengono uccisi una donna che sta preparando da mangiare e suo marito, accorso in suo aiuto. Il 18 novembre è la volta di una giovane donna che sta cercando il suo piccolo gregge e poi di suo padre e di un altro uomo che è al pascolo con le mucche. Il 19 novembre altri 3 uomini vengono uccisi presso l'abbeveratoio. Il 20 novembre in paese muoiono la Oddis e il sagrestano. Il terrore si sparge fra le campagne dei Limmari, ma il peggio deve ancora venire. La strage continua e gli assassini raggiungono altri casolari sempre la mattina del 21 novembre nella zona dei Limmari. I militari tedeschi del Terzo Reich massacrano 30 persone presso il casolare di Battista.
fra di esse ci sono ben 11 bambini. Ti è saputo che stavano ammazzando tutti i tedeschi? Lo siamo saputo, sì. Venne una donna anziana e venne a dire che era successo un macello. Andò si è salvata Virgilia in mezzo a tutta quella gente. Io mi ricordo solo che siamo stati giù dalle masserie, che poi sono venuti i tedeschi. Siamo cercati di scappare, ma loro ci hanno circondati e ci hanno... Infine, nel casolare più a valle, quello di Clemente D'Amico, la follia criminale esplode e vengono massacrate 60 persone. Anche quelle vengono uccise a raffica di mitra e fatti a pezzi con il lancio di bombe a mano. Anche fra quelle c'è un gran numero di vecchi e di bambini. Quando è successo questo, mia madre aveva uno scialle addosso. Allora, come mia madre è caduta per terra, mia madre mi teneva in braccio. Come è caduta mia madre, sono caduto sotto a mia madre. Allora, questo scialle a me mi ha coperto. Il corpo di mia madre è venuto sopra a me e mi ha coperto. Allora mio fratello era vivo, quello che era nato prima di me. E mi chiamò e mi disse, Virginia, è morta mamma. E io... ho alzato la testa, ho guardato, ho detto sì, perché mia madre era morta addosso a me e mio fratello dopo ha abbassato la testa e ha sospirato pure lui. E io ho rimasto lì sotto a mia madre, ho rimasto là per un giorno e una notte. E poi dopo un giorno e una notte hanno venuto delle signore che andavano in giro, qualcuno che si era salvato. E mi hanno visto che io era viva, dice... adesso andiamo a avvertire tua nonna che tua nonna è viva. E è venuta mia nonna dopo un giorno e una notte e mi è venuta a prendere e mi ha portato a questo casolaio dove mi sono curato tutte le ferite che io già avevo con acqua salata. Che cosa le ha detto? Niente, piangeva, chiamava gli altri nipoti, chiamava tutti i nomi di miei fratelli, mia sorella, mia madre. Quando è venuta mia nonna a prendermi mi ha portato... la pizza, erano fatti il pane dove stava mia nonna, ha portato la pizza, ma io non ho mangiato niente, non lo so quanti giorni sono stata senza mangiare. Lei come li vedeva i tedeschi, com'erano? Io pure, ma adesso quando vedo qualcuno così vestito da soldato, mi rifà l'impressione dei tedeschi, ce l'ho sempre avanti. Erano giovani, erano bei persone, si vedevano belle persone, però avevano il cuore duro. Ma lei non ci ha mai parlato, non ha mai detto una parola a un soldato tedesco? Sì, con uno ci sono parlato. Eravamo giù dalle masserie quando mia nonna mi è venuta a prendere che mi è venuta a salvare in mezzo ai morti. E allora noi stavamo in un altro casolaio e i tedeschi venivano tutti i giorni là. E allora a me, che io era tutta piena di ferite, mi mettevano dentro un lenzuolo bianco e mi mettevano in mezzo alle pecore per non mi far vedere dai tedeschi, perché avevano paura, dice questo come l'ha fatto questo qua. E allora mi nascondavano sotto alle pecore. A fine che un giorno all'improvviso hanno venuto i tedeschi, io ero sul letto, e mi hanno trovata e allora non ho da vedere cosa mi era successo. E ho visto i tedeschi, mi hanno aiutato, mi hanno dato delle medicine, mi hanno dato delle fascette per mettermi in bacio alle ferite, per un berito. Poi dopo hanno girato la testa pure loro e ci siamo scappati ancora un'altra volta da Adeleta. Come fa a dimenticare?
dopo che uno ha perso tutta la famiglia, si dimentica, non si può. Si deve sempre ricordare, tutti i giorni, tutti gli anni, tutti i mesi. Ma tutta la sua famiglia lei ha perso nella guerra? Sì, 4 fratelli, una sorella e mia madre. La terribile cronaca dell'eccidio di Limmari, scritta sul quaderno di scuola, termina con queste parole. Così i tedeschi trucidano circa 130 cittadini di Pietransieri, inermi, indifesi, inoffensivi, pacifici, su una popolazione del tempo di circa 500 abitanti. È sera. Tutti si recano sullo spiazzale e nei casolari dove sono i cadaveri. Maledicono i responsabili della guerra. Raccolgono i morti per famiglia. Ricoprono i propri cari con le foglie e con la terra. A Pietransieri, quel 21 novembre 43, la Wehrmacht applica in Italia per la prima volta la pratica dell'eccidio di massa alla condotta di guerra. Nell'adottare la tattica della terra bruciata sul fronte del Sangro, i comandi tedeschi misero in pratica le stesse misure già collaudate su altri fronti, in particolare sul fronte russo. Anche le linee ferroviarie secondarie vennero divelte metro per metro con quintali di esplosivo. Stiamo viaggiando in questo momento sulla ferrovia Tangritana, così chiamata perché partendo da San Vito Marina collega fra di loro numerosi paesi della valle del Sangro. Quando i tedeschi fortificarono la linea Gustav Reinhardt furono distrutte 5 gallerie, tutti i ponti e furono anche demoliti i fabbricati di numerose stazioni, tra cui Ortona, Orsogna, Filetto, Gamberale, Quadri, Castel di Sangro, Castel del Giudice, Altino. La minaccia della terra bruciata incombe ora su tutti i paesi e i centri abitati delle valli dell'Aventino e del Sangro. È soltanto una questione di tempo. Tutto dipende dai movimenti del fronte, ancora fermo alle posizioni raggiunte ai primi di novembre. Sulla riva destra del fiume le forze alleate. Sulla riva sinistra le forze tedesche. Le riprese filmate effettuate dagli operatori di guerra inglesi indugiano sui movimenti di retrovia. Le immagini mostrano anche alcuni reparti dell'esercito italiano che il governo Badoglio ha messo a disposizione dei comandi alleati per il loro impiego in operazioni di retrovia, quali il trasporto di munizioni, rifornimenti e salmerie. Una situazione di stasi all'apparenza. Ma che cosa sta accadendo in realtà? Risponde uno dei pochi cameraman degli alleati inviati di guerra sul fronte del Sangro. Lo abbiamo rintracciato in Cornovaglia, nell'Inghilterra del Sud, dove attualmente vive. I contadini italiani ci invitavano a casa loro, ci facevano la pasta a mano, si mostravano amici. Poveri, ma ciò che avevano era nostro e ciò che noi avevamo era loro. È così. In questa valigia c'è un pezzo di storia della mia vita.
quantomeno gli ultimi 50 anni. Ecco, un disegno, fatto in Africa, nel deserto. Io e un mio amico. L'autore è un italiano. E un po' di tempo dopo, eccomi in posa da operatore, sulla riva del fiume Sangro, in Italia. Quella della guerra sul Sangro fu un'esperienza terrificante. C'erano i soldati della divisione tedesca Hermann Göring, che erano stati addestrati a parlare perfettamente l'inglese. Le missioni notturne di pattuglia erano pericolosissime, perché, come ben si sa, di notte si parlava sussurrando, e quindi ci si aspettava che una risposta in inglese provenisse da un amico, e invece molte volte proveniva da un nemico. Di conseguenza abbiamo perso molti uomini. E allora fummo addestrati a riconoscere i tedeschi dal modo in cui tenevano i lacci degli scarponi. Cioè? Loro portavano i lacci incrociati, così, mentre gli inglesi portavano i lacci infilati in parallelo, così. E se di notte un soldato in pattuglia sentiva con le mani un laccio incrociato, scappava subito. Altrimenti, avendo avuto perdite così pesanti, l'aiuto dei partigiani fu di grande utilità per le truppe britanniche, per l'ottava armata. Perché loro conoscevano i sentieri per penetrare nelle linee tedesche e raccogliere informazioni. E questo ci fu di grande aiuto. E come? Su quanto sta accadendo nelle prime linee tedesche non esiste documentazione filmata. Gli operatori di guerra tedeschi si occupano soltanto del settore di Cassino. Le immagini più vicine alla realtà provengono dal cinema. Queste sono tratte da un film del regista americano Sam Peckinpah. La guerra qui è ambientata tra i boschi del fronte russo nello stesso scorcio della Seconda Guerra Mondiale, ma le analogie sono evidenti. Gli ufficiali della Wehrmacht vengono tenuti in uno stato di allarme continuo dai cannoni alleati e da improvvisi attacchi diversivi. Dove e quando scatterà l'offensiva alleata? Scatta il 27 novembre. Centinaia di bocche da fuoco iniziano a bersagliare le postazioni tedesche. Il 28 Montgomery ordina l'attacco. Ingannati i tedeschi con false incursioni, l'offensiva si concentra sulla fascia costiera. Inglesi e indiani liberano in breve Torino di Sangro, poi scendono verso il fiume superandolo. I carri armati proseguono in direzione di Fossa Cesia, che ridotta a un cumulo di macerie è raggiunta il 30 novembre. Contemporaneamente anche i neozelandesi attraversano il Sangro. L'area della testa di ponte è estesa per una decina di chilometri con una profondità di circa 2. I tedeschi vengono assaliti dal fuoco delle artiglierie e dell'aviazione alleate con una tale intensità da non poter contrattaccare. Eppure la disperata difesa delle fanterie, delle unità corazzate, dei paracadutisti tedeschi riesce ad infliggere forti perdite agli alleati. Raramente, durante la campagna d'Italia, la guerra ha assunto una simile intensità. Particolarmente duri i martellamenti delle forze aeree tattiche americane. In soli 3 giorni i bombardieri effettuano almeno 400 missioni e i cacciabombardieri 800. Il 2 dicembre entrano in azione sul fronte alleato le unità della prima divisione canadese. I tedeschi sgombrano in tutta fretta l'area di Lanciano, temendo di rimanere ingabbiati in una grande sacca tra i monti e il mare. Lanciano viene liberata il 3 dicembre dalle truppe indiane dei Punjab. È la più grande città fino a questo momento conquistata dall'ottava divisione indiana durante la campagna d'Italia. Nel settore occidentale del fronte, sulla riva destra del fiume Aventino, Casoli è raggiunta dalle avanguardie neozelandesi.
All'offensiva dell'ottava armata i comandi tedeschi rispondono inasprendo l'azione terra bruciata contro le popolazioni civili e i centri abitati. Dovunque migliaia di profughi cercano disperatamente scampo. Il crinale di questi colli, queste valli, queste campagne che scendono verso il fiume Aventino brulicavano di gente, di persone, di fuggiaschi che avevano lasciato Torricella nel primo pomeriggio del 4 dicembre dopo che i tedeschi avevano ordinato lo sgombero immediato di tutta la popolazione. Cercavano scampo nelle case isolate, nelle masserie rurali, in attesa di poter poi raggiungere Casoli, che si sapeva già liberata dagli alleati. E anche noi, lasciando Torricella che laggiù sul colle, vedevamo già bruciare le prime case, vedevamo vampe, fumi, e i fienili, le stalle erano già stati incendiati, mentre la popolazione continuava a defluire, i sentieri che erano trasformati in torrenti di fango, il terrore dei campi minati, la paura stessa dei tedeschi che erano dovunque, sparavano, minacciavano, cercavano di impedire questa fuga verso le linee alleate e di sospingere invece la popolazione verso le zone dove erano ancora loro. Immediatamente dopo, l'8 settembre del 1943, la nostra piccola regione, l'Abruzzo, diventa davvero il centro della storia nazionale, della storia d'Italia. C'è la liberazione di Mussolini sul Gran Sasso ad opera dei paracadutisti tedeschi e c'è la fuga del re attraverso Pescara e poi da Ortona alla volta di Brindisi. È un momento di grande sbandamento anche per gli abruzzesi e c'è un uomo che intanto sta vivendo un'esperienza ancora personale che diventerà poi pubblica e storica per la nostra storia abruzzese. È Domenico Troilo. Lo vediamo in divisa a Tunisi quando era giovane ufficiale dell'aeronautica italiana. Subito dopo l'8 settembre si troverà a Torino e di lì con questa divisa khaki attraverserà le linee per tornare al suo paese, Gesso Palena. Domenico Troilo, comandante militare poi della Brigata Maiella, con un riconoscimento da parte degli alleati, ma soprattutto noi vogliamo sapere l'inizio. L'attività patriottica, l'attività contro i tedeschi, ebbe inizio dopo la distruzione del paese mio d'origine, di Gesso Palena, che nei giorni 3 e 4 dicembre fu completamente raso al suolo senza un giustificato motivo. Arrivarono un bel mattino, il 3 dicembre del 1943, e diedero due ore di tempo a quelle famiglie che erano in paese, perché la maggioranza erano già scappati, si erano rifugiati nelle campagne, nelle contrade vicino al paese. Le donne pensavano di salvare, ecco, queste che avevano figlie, di salvare almeno il corredo. Si era anche creato poi, non diciamo, un odio buono, non proprio perché avevano avuto le case distrutte. Molti, compreso chi parla, io avevo avuto ucciso mia madre senza motivo, gli spararono, ero da solo, quindi lo sa lei, perché questo è rimasto sempre un fatto misterioso. Successivamente i tedeschi andarono via e vennero degli inglesi, ovvero venne un reparto comandato da un inglese, erano degli indiani. Io avevo già preso contatti con un altro ragazzo, avevo parlato con questo maggiore che si chiamava Robert, maggiore inglese, comandante di questo squadrone, di questa compagnia, offrendomi con questo ragazzo a fare delle pattuglie da solo per riportare notizie. Volevo rendermi
in qualche maniera utile per cercare di acquistare nei confronti di questi inglesi ex nemici, come vogliamo chiamare, riacquistare una certa fiducia. Comandante, ci eravamo lasciati sulla questione della fiducia da conquistare presso i nuovi amici, gli inglesi. È vero che c'era un comandante, un ufficiale, si chiamava Lem, lo vediamo in questa foto, che quando voi tenevate la posizione di fallascoso sopra Torricella Peligna, in qualche modo vi controllava. In questo periodo di fallascoso ci fu di grande aiuto un ufficiale che poi è rimasto con noi ed è morto, un certo Lem. Lui gli piaceva sentire cantare qualche canzone, poi gli piaceva un bicchiere di vino. E veniva, apparentemente avveniva come un visitatore, poi rimaneva per simpatia, ma il vero è che poi vengo, che questo veniva per vedere il nostro comportamento. Comportamento, se si poteva fare il doppio gioco, sai, sono di quelle situazioni, perché non è che sono... Fu una fiducia difficile da guadagnare. No, evidentemente, specialmente all'inizio. Ecco, in questa fase iniziale non avevate neppure le armi, avete cominciato con 3 fucili che vi hanno regalato gli inglesi. Poi come avete combattuto? Mentre all'inizio abbiamo subito, poi i tedeschi dopo li abbiamo messi in condizione di subirci loro a noi, perché avendo conosciuto dove si trovavano, avendo stabilito che i tedeschi erano animali abitudinari, cioè che ripercorrevano sempre le stesse strade, uscivano e rientravano più o meno alle stesse ore, ci fu gioco da bambini andarli ad aspettare, siccome non erano in molti, quindi li facevamo passare, gli facevamo tutti quei trucchi. E quindi questo ci ha dato la possibilità di prendere un mucchio di armi ai tedeschi. Eravamo arrivati, noi eravamo poi lì una quarantina a Fallascoso, tra quelli di questa zona e quelli di Fallascoso, ma avevamo armamento tedesco con munizioni che poteva bastare a 2 compagnie di soldati. In questa fase si moltiplicavano già i bandi pericolosi dei tedeschi e per la popolazione in un momento di sbandamento ancora. Come si comportarono le autorità locali, compresi i podestà? Tutte le autorità locali si comportavano in maniera regolare. Cioè, se la squagliarono pure loro per non essere presi dai tedeschi per andare a fare questi lavori, molti li portavano pure in campo di concentramento, sa, perché una volta presi il finale si sapeva dopo, quindi anche l'allora podestà di questo paese si comportò pure lui, subì la stessa sorte. Insomma, qui in parole povere non ci fu azioni che potevano giustificare il trattamento tedesco. Nel gennaio del 44 si formano le prime piccole bande qui nella zona della Maiella. Comandante Troilo, come avviene tutto questo? Ecco, in tutti questi paesi vicino, con modalità diverse, si costituirono dei piccoli nuclei. Ecco, in questa fase ancora di divisione in piccoli gruppi, il suo non partecipò alla battaglia di Pizzoferrato, lo fecero altri patrioti. Questo scontro con i tedeschi è classificabile come il primo momento cosciente della resistenza in Abruzzo? È un momento cosciente di resistenza, perché i giovani che andarono a Pizzoferrato erano sfollati di questi paesi, di questa zona, che andarono a Casoli. A Casoli incontrarono, cioè trovarono l'avvocato Troilo, che fu il comandante della brigata Maiella, e questi si proposero agli inglesi per dare una mano, per riprendere, rientrare nei paesi di origine, perché è vero che erano stati rasi più o meno al suolo, ma è pur vero che tutti volevano ritornare, riacquistare, riconquistare le proprie case. Sta di fatto che ci fu poi un maggiore
inglese, un certo Wigram, un uomo molto coraggioso, che fece da garante, cioè fece un piano d'azione. I soldati, cioè gli uomini che andarono a questa azione, furono questo maggiore che comandava il tutto ed era, aveva 20 uomini, 22 uomini inglesi, quindi si presume che erano gente già che sapevano adoperare bene le armi, perché facevano quel mestiere. Tutti gli altri, che erano a ottantina, erano tutti ragazzi che uno passava, vedeva che partiva questo campo, vengo pure io, mettevano la firma, gli davano un fucile o una mitragliatrice che loro non avevano neppure mai adoperati. Questi ragazzi come entrano a far parte poi coscientemente della resistenza in Abruzzo? Come entrano? A parte che poi non tutti questi qua sono rimasti, perché poi sono venuti degli altri, ma molti sono rimasti, perché poi vengono riportati a caso lì. I giovani che arrivavano, con quali motivazioni arrivavano? Per scappare dai tedeschi, con una coscienza già da... No, non per scappare dai tedeschi. Cosa vi accomunava allora? Ci accomunava... Lo stesso obiettivo era quello di levarci il prima possibile di mezzo questo tedesco. Per la gran parte eravate poco più che dei ragazzi quando avete preso le armi, non avevate una coscienza partitica, anche perché i partiti non c'erano ancora, una vaga coscienza politica alimentata sicuramente dalla presenza del comandante della brigata, ovvero l'avvocato Ettore Troilo, che proveniva dalle file del Partito Socialista. Ecco, da questi primi nuclei, quando è che si passa storicamente alla banda patrioti della Maiella e poi alla vera e propria brigata Maiella? Il governo, diciamo Badoglio, venne a sapere che qui in Abruzzo c'era questi piccoli reparti che erano ben visti dagli inglesi, che si fidavano. Ecco. E tutto questo portò alla curiosità, che cosa mandarono un colonnello, mi pare Passavanti, era una medaglia d'oro, quale venne a Casoli, perché il comando poi di questa banda Maiella è rimasto sempre a Casoli. Durante il periodo che si è operato in questa zona, il comando in effetti era a Casoli. A Casoli va a parlare con Troilo. Cosa viene a proporre ad Ettore Troilo, che lo ricordiamo era il comandante della brigata? Viene a proporre di entrare a far parte del nuovo esercito italiano, dicendo pure che si erano preoccupati per questi morti che c'erano stati, per le famiglie di alcuni sposati. Ecco, venivano, lui passava... Era un colonnello che si occupava più di assistenza e venne a proporre a Troilo di andare a Brindisi. In pratica vi volevano dare le stellette, militarizzarvi col nuovo esercito italiano. Cosa vi disse precisamente? Voi vi arruolate solo amministrativamente con una divisione italiana, che allora era la 209 divisione, comandata da un generale italiano che si chiamava Properzi. Ecco, ma questa divisione aveva compiti diversi da quelli del combattimento, sistemava strade e quant'altro, quindi voi tutti insieme rifiutate. Ecco che nasce la banda Maiella, cioè dai resti di quelli che erano stati a Pizzoferrato, di quelli che erano stati a Lame, e con l'entrata di altre forze, sa, perché è un po' come mangiando questi giovani, chi aveva il cugino, sa, una forza emulativa, chi voleva, si è costituito questo gruppo. Quanti uomini contavate in totale in quel momento? Ma a quell'epoca credo che si era arrivato sui 300. Tutti giovanissimi abruzzesi? Giovanissimi o vecchi, tutti abruzzesi di questa zona.
La scelta, lo abbiamo chiarito, fu quella di combattere, di non inquadrarsi in reggimenti, come dire, logistici. Questo era già chiaro quando eravate dei piccoli gruppi, come quello che tenne quasi eroicamente, possiamo dire, il centro abitato di Fallascoso. Ma proprio qui, tra tanti lutti, tra tante morti, c'è un episodio legato a un particolare pattugliamento che voi facevate insieme agli inglesi, che è di straordinaria umanità. Arriva a Fallascoso questo ufficiale inglese che non parlava italiano, ma parlava così, con 7-8 inglesi. Io sapevo perché, che cosa si doveva fare, dovevamo andare a fare una pattuglia di attacco, ecco, una pattuglia un po' più grande verso Cesapiano, in una località che si chiamava la Grotta del Lupo. Parlando con questo inglese gli domandai, mezzo in francese, da quanto tempo faceva il... perché lo vedevo tutto ben vestito. Mi disse che era 2 giorni che era arrivato da Londra. E quindi voleva il battesimo del fuoco. Disse, io siamo a posto. Partiamo. E lui mi domandava dove stava, che lui voleva vedere i Bosch. Perché stava camminando da tante ore questo ufficiale, mentre i soldati bestemmiavano, fuck off, bestemmiavano perché non tanto erano. Ci siamo fermati in una casupola. Aprì io con un calcio una porticina e come accendo un cerino, ti trovo un quadro veramente impressionante, una donna grossa, poverina, con 4 figli. 3 morti, tutti piccoli, pieno di sangue. Non dice niente ai suoi uomini per non impressionarli e con l'ufficiale inglese decide di andare a vedere i tedeschi. C'era un tedesco che faceva da sentinella, da guardia. Era la notte, era verso le 2-3 mattina, e questo passeggiava brum, con quella cadenza tipica tedesca, come se stesse facendo una parata. Bum, bum, bum. Io avevo uno Schmeisser tedesco, avevo un'arma tedesca, avevo già tirato sul mio otturatore, lui stava lì a guardare, chissà che cosa pensava, io piglio, prrr, sparo. E onestamente non ho sparato ad ucciderlo, non gli ho sparato addosso, ho solo sparato. Da questo momento, cioè, lo potevo pure uccidere perché era a una distanza, ma a vedere quest'uomo con questa compostezza, perché in guerra avvengono pure dei fatti curiosi, a vedere quest'uomo che è tutto tranquillo, anziano, faceva boom, di questo è un altro disgraziato, è l'ufficiale inglese. Io girai a scappare, caro mio, con i piedi, gli arrivava le cose, ma era tutto contento, che aveva visto il Bosch, che aveva visto il tedesco. Poi siamo riusciti a passare dall'altra parte. Lui faceva un buono, che contento questo inglese, capito? Arriva il momento di scendere dalla Maiella. Sulmona è una città storicamente importante nella vicenda della liberazione. Avevano operato i fratelli Sciubba nella zona, erano stati liberati tantissimi inglesi che erano prigionieri precedentemente dell'esercito tedesco. Voi liberate Sulmona ed è un episodio piuttosto curioso, vero? I sulmondini aspettavano gli inglesi. Poi si sono visti arrivare questi straccioni della Maiella, che poi eravamo noi, che siamo entrati al Sulmone. Lì avevano tappezzato tutto il paese di benvenuto in inglese, che noi oltretutto non capivamo. Hai capito? Qui si sono ritrovati, sono rimasti un po', hai capito? Con un compito ancora difficile, italiani questi, italiani. Quindi nella zona del Sulmondino, Popoli, non so, Raiano, c'era già stato un qualche cosa di attrito politico, cioè lì era più politicizzata e quindi molti, o non lo so, qualcuno voleva fare vendetta. Io ricordo che venni chiamato per un'occorrenza a Raiano, questo c'era il capostazione di Raiano, che non so neppure come si chiama, come si chiamava, che dicono che era fascista, ma non so neppure, e lo volevano
ma non ammazzare, non lo so, l'avevano messo in mezzo, poverino, con la famiglia, io li feci, lo feci portare via, ecco per dire. Furono peraltro diversi i sulmonesi, soprattutto giovani, che entrarono a far parte della Brigata Maiella. Per la precisione storica, voi combattevate a fianco dell'ottava armata in una prima fase col quinto corpo inglese, da qui in avanti col secondo corpo polacco agli ordini del generale Anders. Tra l'altro i militari polacchi conservano gelosamente le memorie dei loro rapporti con la brigata Maiella. In questa fase cominciate a combattere nelle Marche. La guerra delle Marche, noi eravamo aggregati con il secondo corpo polacco ed è venuto come ufficiale di collegamento responsabile con i polacchi, quello che capiva, un certo maggiore Lewiski, si chiama Lewiski, maggiore Lewiski. Poi venne un altro ufficiale inglese che è Leslie, quello con gli occhiali che morì poi a Pesaro, la battaglia di Pesaro. Sempre in prima linea anche nelle Marche? Sempre in prima linea e a piedi. Dall'Abruzzo interno passate alle Marche. Ecco, avevate liberato i vostri paesi, città importanti dell'Abruzzo come Sulmona, come L'Aquila. Perché non siete tornati a casa e avete continuato a combattere? Perché noi nel fondo sentevamo questo amor di patria. Ci capivamo che se si poteva dare una mano a che finisse per tutta l'Italia questa situazione di guerra, perché non è che spostandosi il fronte qui si lasciava macerie, ma andando avanti si ritrovavano le stesse condizioni che avevamo lasciato qui. E quindi ci siamo trovati senza neppure interpellarci singolarmente, dici qua bisogna andare avanti perché questa patria deve essere liberata. Contate intanto sempre nuovi arrivi e contate purtroppo sempre più morti. Avete combattuto parecchio nelle Marche, a iniziare dalla battaglia di Monte Carotto e poi? Ma prima ancora a Cingoli, dicevamo il paese, allora Cingoli, Arcevia, Cupramontana. Poi avanti siamo andati verso Sassoferrato, Pergola. Ecco, ad Arcevia le file della Brigata Maiella si ingrossano ancor più perché cooptate un folto gruppo di partigiani, una banda che ha avuto peraltro 40 fucilati. Arrivate davanti a Fano, dovevate andare in riserva, invece dovete ancora combattere per conquistare Pesaro. Morirà in questa battaglia il tenente Filiter, ma soprattutto moriranno un grande amico inglese, il tenente Leslie, e un giovane ufficiale italiano. Come andarono le cose? I tedeschi si erano ritirati lungo la strada numero 16, dice l'Adriatica, e quindi il settore di fronte che venne dato alla Maiella era la strada Adriatica fino al mare e parte dell'interno. Questo gruppo di 500 uomini, ma che poi in effetti era 300-350 impiegato in prima linea, venne diviso in due nuclei. Una parte vennero con me, l'altra parte con Leslie. Con questo Leslie andò anche un giovane di Senigallia, una guardia marina, che era di Arcevia. E questo qui voleva pure lui, voleva insomma, provare la prima, voleva andare a combattere, vedere che cosa succedeva. Io dissi, guarda Giorgio, non ti porto, con me non ti porto. E lui dice, ma come si fa? Ma perché, comandante? Dico, a te non ti porto. Se ti vuol portare Leslie, ecco l'inglese l'ha portato, per un'ironia della sorte, morirono tutti e due. A Pesaro.
La morte va ormai mescolandosi fortunatamente con la vita. Una grande battaglia che vi impegna, Brisighella, siamo ormai nelle Romagne e questa è un'immagine del cimitero dove furono sepolti molti della Brigata Maiella. E poi immagini davvero rarissime, la liberazione di Bologna e la Brigata Maiella conclude qui la sua esperienza nella Seconda Guerra Mondiale. Conclusi i combattimenti ormai, il 17 luglio vi ritrovate a Brisighella per lo scioglimento della brigata. Cosa avete pensato in quel momento? Di aver assolto a quel compito, forse senza con molta coscienza all'inizio, ma con coscienza nel finale, che era giusto che si ritornasse nei paesi da dove si era partiti, per cercare di dare una mano alla ricostruzione, per vedere che cosa era successo alle famiglie che avevamo lasciato. Da parte degli eserciti alleati abbiamo avuto sempre i più alti riconoscimenti, non solo, ma quella diffidenza iniziale, che era anche logico, nel finale poi era diventato un afflato che andava oltre il cameratismo. E con i riconoscimenti ufficiali da parte degli alleati anche una foto con dedica nelle sue memorie di pugno del futuro re Umberto II, allora luogotenente generale dell'Italia liberata. Domenico Troilo, lei era un fervente repubblicano, com'è che andò a pranzo con il re? Noi eravamo a riserva di linea e Umberto di Savoia era venuto a visitare le truppe del gruppo di combattimento Friuli, che aveva preso posizioni dove eravamo noi, quindi oltre Brisighella, verso Riolo Bagni, Riolo Terme. Era un uomo che a me è apparso di cultura, perché parlava perfettamente l'inglese con gli inglesi, insomma aveva tutto un... tutto messo in un... si complimentò con la Maiella, con me come rappresentante della Maiella, perché... Cioè non ero neppure un fusto, lui io lo dovevo guardare da di sotto, ma si complimentò e quello che mi fece un certo effetto è che lui conosceva perfettamente quello che aveva fatto la Maiella. E lui, sapendo questo, mi disse: vi verrò a trovare in questa località perché è mio intendimento decorare di medaglia d'oro la vostra bandiera di combattimento. Le ultime fotografie della Brigata Maiella. La guerra è finita e si scioglie questo nucleo combattente, come abbiamo ricordato nell'altra puntata. Comandante Domenico Troilo, saltiamo al 2 maggio del 1965. L'allora ministro della difesa appone a Sulmona la medaglia d'oro, riconoscimento massimo della nostra Repubblica, alla vostra bandiera. Ecco, ma questa storia repubblicana dell'Italia ha riconosciuto davvero i vostri meriti? Ma per avere indubbiamente questa medaglia c'è stato tutto un tira e molla. Il povero Ettore Troilo, il comandante, scriveva. Ecco, allora cerchiamo di capirci bene. Finita la guerra, vediamo ancora questi ragazzi della brigata in divisa e in armi. Che fine hanno fatto per la maggior parte? C'è stato un periodo di tempo che ci siamo persi, perché questi ragazzi tornati in questi paesi hanno dovuto prendere la via dell'estero per andare a lavorare, perché nel paese non avevano niente, non è che poi venivano considerati degli eroi, venivano considerati niente, il massimo se ti andava bene ti potevano dire che eri stato un ladro, ti potevano, purtroppo, quando erano molto compiacenti ti dicevano: ma chi te l'ha fatto fare? Interrogativi amari, forse senza risposta, eppure ecco come questa foto col presidente Pertini, le prove di riconoscenza da parte della storia repubblicana, in fondo ci sono state. Avete costituito un'associazione, con quale scopo? Lo scopo principale era quello di riportare i morti e infatti, dopo tante lotte, il Ministero della Difesa, la memoranza dei caduti, hanno fatto un sacrario di guerra che è qui, alle falde della Maiella, sulla Tagliata,
Noi siamo cittadini onorari di Bologna, di Brisighella, di Pesaro. Se non c'è una manifestazione in campo nazionale in cui la Maiella non viene ricordata, invece in Abruzzo tutto è stato messo in sordina. Allora noi avevamo pensato e teniamo che si facesse una fondazione per ricordare, per studiare, per rimettere in discussione anche quello che ha fatto la Maiella. La sede è già stata scelta nel cuore di quella vecchia gessopalena che fu distrutta definitivamente dalle mine tedesche. Il comandante Troilo adesso chiede un piccolo finanziamento annuale. Certo, manca ancora per la verità qualche firma, perché i vecchi della Brigata Maiella, i giovani, non vogliono parlare di guerra. Sono un antimilitarista e sono un uomo di pace, di super pace, perché ritengo che con la guerra i problemi che uno deve risolvere li ritrova aggravati. È l'alba di una giornata d'autunno tra i monti della Maiella, nel cuore dell'Abruzzo. Nei mesi dell'autunno-inverno 1943-44, durante la Seconda Guerra Mondiale, le pendici e le cime di questa grande montagna nell'Italia centrale sono state come i contrafforti di una inespugnabile fortezza, contesa metro per metro dagli opposti eserciti. Le divisioni dell'ottava armata britannica in avanzata dal sud, i corpi corazzati e le divisioni della decima armata tedesca schierati sulla linea difensiva Gustav Bernhardt, la prima linea fortificata allestita dalla Wehrmacht in Italia per contenere l'avanzata degli eserciti alleati verso il nord, verso i confini del Reich, della Germania nazista. Le acque del fiume Sangro, tra i mesi di ottobre e dicembre 43, hanno disegnato la linea di demarcazione del fronte, con gli opposti schieramenti, alleati e tedeschi, allineati sulle due rive. L'offensiva alleata, scattata il 27 novembre, ha permesso alle truppe inglesi, irlandesi, neozelandesi, indiane e canadesi di attraversare il fiume in prossimità del litorale adriatico, di liberare la città di Lanciano e di spingere l'avanzata sulla fascia costiera fino a pochi chilometri dalla città di Ortona. Un'offensiva che è costata molto cara agli alleati, i quali non hanno potuto neppure raggiungere lo scopo principale previsto, liberare la strada per arrivare a Roma alle spalle delle divisioni tedesche. Oltre 3.000 soldati e ufficiali inglesi, neozelandesi, indiani sono sepolti nel cimitero di Torino di Sangro, accanto alla foce del fiume. I caduti più giovani sono soldati indiani che hanno chiesto di arruolarsi come volontari nell'esercito britannico per mandare qualche soldo a casa. Nel settore montano del fronte e sulle rive del fiume Aventino e dell'Alto Sangro, la disperata difesa tedesca ha letteralmente sbarrato il passo agli eserciti alleati. L'unico importante centro liberato ai primi di dicembre dai soldati neozelandesi e inglesi è Casoli, paese che domina una vasta area della valle dell'Aventino. Oggi a Casoli c'è un'atmosfera di festa, ci sono addobbi, luminarie, si festeggia la padrona del paese, Santa Reparata, e quindi è ancora più difficile dare un'idea di come fosse Casoli nel dicembre del 43, quando io arrivai sfollato da Torricella Peligna e vidi questa piazza brulicante di automezzi inglesi, di soldati, di carri armati, di cannoni. Gli inglesi erano acquartierati in questo palazzo scolastico e da quella strada continuava incessante a venire giù la colonna dei profughi,
In questa casa bianca eravamo alloggiati noi, la mia famiglia, altre famiglie di sfollati, e c'era un drappello di soldati inglesi. Quindi io da qui, da questo balcone, avevo una visione immediata, molto ravvicinata del centro del paese dove si svolgeva questa attività militare incessante, dove arrivavano continuamente soldati inglesi. Nella prima puntata del nostro viaggio tra i partigiani d'Abruzzo, dal Sangro alla Libertà, le testimonianze e i documenti sulle azioni delle prime bande partigiane nei territori sotto l'occupazione tedesca hanno messo in evidenza, da una parte, i feroci eccidi tedeschi, i conflitti armati della resistenza attiva e gli episodi più sconosciuti della resistenza passiva, dall'altra, l'importante ruolo svolto da gruppi di patrioti e partigiani nelle immediate vicinanze del fronte, per accelerare l'avanzata alleata in quel settore della campagna d'Italia. Alcuni di questi gruppi sono particolarmente importanti, provvedevano soprattutto ad aiutare, a soccorrere e ad accompagnare oltre le linee del fronte gli ex prigionieri evasi dai campi di concentramento. Altri gruppi, soprattutto nel Teramano, nell'Aquilano e nella Marsica, svolgevano già azioni di sabotaggio, imboscate contro i tedeschi. Basti ricordare la banda Ammazza l'Orso, che aveva oltre 500 unità, la banda Rodomonti di circa 200 unità combattenti. Nella stessa provincia di Chieti c'erano vari gruppi che operavano in quasi tutti i villaggi, in quasi tutti i paesi. Dopo la liberazione di Casoli, numerose formazioni di partigiani dai paesi vicini della Valle dell'Aventino, da Gessopalena, da Civitella Messer Raimondo, da Palombaro e da Torricella Peligna, cercano di attraversare la linea del fronte per prendere contatti con i comandi alleati. In realtà Casoli era occupata dagli inglesi, però tutta la zona intorno era terra di nessuno. E Casoli è diventato un po' il centro di raccolta di tutti i rifugiati, gli sfollati che venivano a Casoli, perché sapevano che c'erano gli inglesi, e così abbiamo saputo che c'erano altri gruppi che avevano già fatto delle azioni contro i tedeschi, delle azioni partigiane contro i tedeschi, nella zona sotto la Maiella, Rifara San Martino, Civitella Messer Raimondo, che c'era un gruppo molto forte comandato da un tenente dell'esercito italiano. E si è fondata il 5 dicembre il gruppo volontari della Maiella, che poi banda patrioti della Maiella. I volontari della Maiella si costituiscono in banda a Casoli soltanto all'indomani della liberazione del luogo. Sembra un controsenso, ma la contraddizione è soltanto apparente e si spiega alla luce di ciò che sta accadendo in quel dicembre 1943 in terra d'Abruzzo. Abruzzo devastato è il titolo di uno straordinario documento filmato, realizzato dalla propaganda inglese e poi diffuso dalla Croce Rossa italiana successivamente, dopo la liberazione di Roma. Alla data del dicembre 43, decine di paesi e centri abitati delle province di Chieti, L'Aquila ed anche dei territori a nord in provincia di Pescara, come Francavilla a Mare, sono stati rasi al suolo dalla tattica tedesca della terra bruciata. Centinaia i civili uccisi e deportati, uomini e donne di ogni età, migliaia gli uomini costretti ai lavori forzati, decine di migliaia i soldati e ufficiali abruzzesi rinchiusi nei campi di prigionia della Germania nazista. È per fermare questa devastazione e per accelerare la liberazione di una terra così martoriata che le giovanissime reclute partigiane a Casoli decidono di costituirsi in formazione volontaria, in banda. E questa decisione viene presa in territorio già liberato perché i patrioti ex ribelli ora si propongono come combattenti al fianco dei soldati alleati, al fianco cioè di coloro che fanno una guerra sul suolo italiano per sconfiggere il nazifascismo. Come già accaduto a Teramo, L'Aquila, Lanciano, Chieti, dove i giovani ribelli sono animati da noti antifascisti del luogo, i volontari della Maiella si raggruppano intorno a un avvocato di Torricella Peligna, Ettore Troilo, rifugiato a Casoli dopo la distruzione del suo paese.
io ho assistito ad un incontro fra l'avvocato Troilo ed un ufficiale inglese dell'Ottava Armata. Troilo offriva l'opera di aiuto all'Ottava Armata per combattere contro i tedeschi, dicendo di avere a disposizione più di 100 uomini già pronti. L'ufficiale rispondeva un po' a monosillabi, tanto più che poi in ogni espressione faceva le sue riserve per riferire ai superiori e diceva: lei mi deve scusare, ma io non posso prendere nessun impegno, ci si dovrà rivedere perché devo riferire. Tutto qui. Il nostro viaggio nella guerra dimenticata ci porta a Londra. Perché i comandi inglesi mostravano apertamente tanta diffidenza nei confronti dei volontari patrioti italiani in questo scorcio della campagna d'Italia negli ultimi mesi del 43, soprattutto in funzione di un impiego tattico delle formazioni partigiane sul fronte in prima linea? Soltanto recentemente, oltre 50 anni dopo gli avvenimenti storici, il governo britannico ha dato il via libera alla consultazione di una grande parte dei documenti originali relativi alla guerra di resistenza in Italia e ai rapporti tra i comandi dell'Ottava Armata inglese e le formazioni partigiane. Tali documenti sono conservati nell'enorme e modernissima sede del Public Record Office, che è l'archivio centrale dello Stato di Sua Maestà Britannica alla periferia di Londra. Sotto la sigla WO, che significa War Office, cioè Ministero della Guerra, al numero 7283 troviamo un fascicolo con l'intestazione Partisans, cioè partigiani. Apriamo questo fascicolo e vediamo un documento con il titolo The Partisan Movement in Italy, il movimento partigiano in Italia. E vediamo questa annotazione che dice: quando il movimento partigiano emerse quale forza combattente, gli alleati hanno iniziato a rifornire questi partigiani di armi e di equipaggiamento. Tale azione iniziò alla fine del 1943. Risulta chiaro dalla lettura di questi documenti che fino alla fine del 1943 ci fu una grande incertezza da parte dei comandi alleati sul come comportarsi nei confronti dei primi movimenti partigiani, se rifornirli o no di armi e di equipaggiamento. Sir Dennis Foreman era maggiore nell'Ottava Armata. When did you arrive actually in Casoli, Sir Dennis? Sono arrivato a Casoli dopo l'offensiva del Sangro del novembre e dicembre 1943. L'Abruzzo era coperto di neve. Da ufficiali, miei colleghi, seppi che alcuni partigiani avevano preso contatto con noi. Io ritenevo che avrebbero potuto essere molto utili alle nostre truppe, sicché decisi di andare a parlare con loro e andai insieme al maggiore Lionel Wingram, mio collega e amico di vecchia data. Nei contatti con voi, ufficiali inglesi, i partigiani incontravano molte difficoltà a farsi accettare, così dicono i testimoni oggi. Perché? Sospettavano che tra i veri partigiani vi fossero degli infiltrati, agenti dei tedeschi. E alcuni di questi casi si verificarono. Quando poi noi prendemmo la decisione di costituire una forza mista, fu necessario selezionare le reclute con molta attenzione per evitare la presenza di elementi sospetti di fare il doppio gioco, lavorando sia per noi che per i tedeschi o i fascisti. Volevamo uomini pronti a combattere per la propria terra al nostro fianco. Mio padre, Lionel Wigram, era un ufficiale molto noto. Per anni a capo della scuola di guerra aveva addestrato molti giovani ufficiali. Aveva duramente criticato la strategia e la tattica inglesi in Italia e aveva cercato il contatto con i partigiani. E credo che loro avessero fiducia in lui. Suo padre pensava che i partigiani potessero offrire un contributo importante alla guerra di liberazione degli alleati.
Certo, non c'è dubbio. Era assolutamente convinto, ne aveva parlato con loro. Era sicuro che sarebbero stati dei combattenti coraggiosi e che volevano battersi. E prese armi e munizioni dai magazzini dei suoi battaglioni e le diede ai partigiani. Aveva fiducia nei partigiani. Questa è la chiave di volta della questione. Loro avevano fiducia in lui e lui in loro. Nell'incontro con gli italiani c'è qualcosa che l'ha sorpresa? Gli italiani, io conoscevo i grandi meriti acquisiti in campo artistico nei secoli, Firenze, Venezia, Roma, la pittura, la musica, la poesia italiane. Ne avevo buona conoscenza avendo frequentato studi classici. Ma non conoscevo la gente, sia i civili che i militari italiani. Per me è stata una sorpresa scoprire la cordialità degli italiani verso gli inglesi, nonostante la propaganda di Mussolini a odiarci. Evidentemente il contatto con i tedeschi spinse gli italiani ad odiare i tedeschi e non gli inglesi. I tedeschi rispettavano con scrupolo le clausole della Convenzione di Ginevra sulle forze armate in guerra e trattarono l'esercito inglese con grande rispetto, ma si comportarono ben diversamente con gli italiani. Hanno massacrato, incendiato, razziato orribilmente. Un vero shock per noi. Accanto al fascicolo intestato ai partigiani troviamo un grosso fascicolo di grande interesse contenente documenti, volantini, messaggi di propaganda alleata nelle linee tedesche, cioè nei territori occupati dai tedeschi. Con questi volantini gli alleati cercano di convincere i tedeschi alla diserzione e cercano di convincere soprattutto gli italiani a collaborare attivamente con i comandi alleati, con i soldati alleati. Il soldato che porta con sé questo salvacondotto lo usa per dimostrare la sua sincera volontà di arrendersi. I volantini che la propaganda inglese fa partire in volo dalla Gran Bretagna in quel dicembre 43 vanno a cadere sulle colline, sulle valli, sui litorali di un Abruzzo in gran parte ammantato di neve. Per i soldati dei due fronti, alleato e tedesco, questa della neve e del gelo che l'accompagna è una delle tante sorprese della lunga e forzata permanenza in Italia da combattenti in guerra e non da turisti oppure da cultori dell'arte. Combattenti in una guerra che proprio nei giorni in cui anche al fronte ci si prepara a festeggiare e a celebrare la tradizione del Natale e del Nuovo Anno, diviene di ora in ora più dura e più tragica. Dai colli di Lanciano e di San Vito i cannoni delle divisioni alleate sono puntati verso il nord. I carri armati Sherman dei canadesi attaccano in direzione di Ortona. È l'inizio dell'offensiva per la conquista del porto di Ortona, un'importante base marittima nell'Italia centrale per le navi da guerra e per i convogli dei rifornimenti. La bella e antica città di Ortona, che vediamo qui affacciata sull'Adriatico con il suo porto nei colori del tramonto, nel corso della sua storia subì numerosi saccheggi, numerose distruzioni da parte dei normanni, dei veneziani, dei francesi, dei turchi. Alla fine del 1943, nel dicembre, si preparavano nuovi terribili giorni per Ortona. La battaglia per la liberazione di Ortona fu una battaglia senza precedenti per la storia dell'ottava armata britannica. Per i soldati canadesi impegnati a Ortona nei combattimenti casa per casa contro i tedeschi, il Natale è un giorno come tanti, anzi uno dei più terribili. Molti soldati alleati, quasi tutti canadesi, e molti soldati tedeschi, giovanissimi, muoiono tra le strade e le case di Ortona. Winston Churchill, allora primo ministro del Regno Unito, si è espresso così sulla battaglia di Ortona. Soltanto tre giorni dopo Natale e dopo durissimi combattimenti, la città fu sgomberata dal nemico. Questa fu per l'ottava armata
la prima grande battaglia nelle strade e nelle piazze di un centro abitato, e da essa molto imparammo. All'indomani della liberazione di Ortona, il generale Montgomery lascia il fronte italiano e il comando dell'ottava armata per fare ritorno in Inghilterra, dove gli viene affidato un nuovo alto incarico, la preparazione dello sbarco in Normandia. Per lasciare al loro comandante un ricordo gradito della campagna d'Italia, i ingegneri dell'ottava armata affrettano al massimo i lavori per il ripristino della viabilità sul lungo ponte del Sangro. Il ponte di ferro è pronto alla vigilia della partenza di Montgomery e la cerimonia dell'inaugurazione viene celebrata con il tradizionale taglio del nastro. Magra consolazione per i soldati che speravano di festeggiare il nuovo anno a Pescara e invece sono ancora fermi alle porte di Guardia Grele sulle pendici della Maiella. Nel gennaio 1944 in Abruzzo gli opposti eserciti alleati e tedeschi sono schierati lungo una nuova linea, lungo un nuovo fronte, che è il risultato delle operazioni dell'ottava armata britannica tra il novembre e il dicembre 1943. Come si snodava questo nuovo fronte? Nel gennaio 1944 il fronte nel settore occidentale è immutato, da Alfedena su per Roccaraso, poi attraversa i monti della Maiella verso nord-est fino a Guardia Grele, dove ci troviamo ora. Ma nelle prossimità della città, su un punto a sud-est, qui a Melone, per poi alzarsi a nord, arrivando al fiume Moro, il cui corso è fiancheggiato dal fronte fino al mare Adriatico, che viene raggiunto in località Torre Mucchia, pressa poco qui. Quando si pensa che la battaglia cominciò sulle rive del Sangro, allora vuol dire che nel settore compreso tra l'Adriatico, Guardia Grele e Melone, lo spostamento in linea d'aria del fronte è stato di circa 25 km verso nord. Nel gennaio 1944 ci fu un avvicendamento al vertice del comando dell'ottava armata. Montgomery venne trasferito per assumere il comando dell'operazione Overlord, l'invasione della Normandia, e colui che fino allora era il suo vice, il generale Lees,